bonifica dove cibo non si può più produrre per motivi che sappiamo, comunque non nel brevissimo, nel breve periodo, invece tornano ad essere produttive. E le esperienze di prima delle due aziende, io conosco molto bene quella della Piana, ci dicono che l'agricoltura oggi vive se è multifunzionale, quindi se riesce a svolgere tante funzioni diverse. Questa è una grande scommessa di modernità per questo paese, per il quale non abbiamo bisogno di OGM, abbiamo bisogno di territorio per territorio, di capire come si può diventare multifunzionali, ma aggregando anche questo tipo di produzione industriale, diciamo, no food, come si suol dire. E questa è una possibilità concretissima oggi che riguarda l'industria, l'agricoltura e la ricerca. È un connubio che messo insieme solo 5 anni fa sarebbe stato del tutto impensabile. Fantascienza. Poi assessore, qui siamo alla vigilia dell'Expo, il cibo e l'energia della vita è il tema principale dell'esposizione, insomma racconti come questi credo che facciano assolutamente parte di quello che sarà il grande tema di Expo. Assolutamente sì, e poi quello che mi preme rilevare dalle parole del Presidente è che probabilmente finalmente insomma si può superare un po' questa idea che abbiamo sempre dell'Italia, dell'industria della ricerca italiana, sempre al secondo, al terzo, al quarto posto. In questi casi invece dimostriamo che siamo ben oltre il primo posto, prima anche di quelli che noi riteniamo sempre i depositari delle assolute novità o di quelle che sono le innovazioni che cambiano la vita. Lo facciamo anche in Italia e Expo dovrà essere l'occasione per dimostrare a tutti invece quanto l'Italia, quando si dà da fare, sa essere prima sotto ogni punto di vista. Astorri, foto di rito per la Bion. Lei non dorma mai più di 2 notti nello stesso letto, perché mi immagino che lo spionaggio industriale dei paesi più avanzati vorrà la sua testa. Grazie, complimenti. Incredibile, pazzesco questo, un'altra storia pazzesca. Andiamo avanti perché quest'anno Poggio ci regala i fuochi d'artificio, veramente sono uno più bello dell'altro i premi di quest'anno. Sono loro che ce li regalano, adesso guarda il prossimo. Guarda il prossimo. Sono curiosissimo perché allora, l'azienda è la Directa Plus, dovrebbe essere qua con noi Giulio Cesario, il presidente e l'amministratore delegato. Allora, cosa si sono inventati questi demoni? Buongiorno, ben arrivato. Presidente, l'assessore. Allora, voi avete messo del grafene nella gomma, cioè negli pneumatici. Sì, Directa Plus è una società che è nata intorno all'idea di produrre nanotecnologie. Ci siamo concentrati sul grafene, è una società nata dagli Stati Uniti che è venuta in Italia, che già di per sé non è una cosa così usuale. Ci siamo concentrati sull'utilizzo di questo materiale, che è un materiale abilitante, come dicono gli americani, va in tantissimi settori industriali. Abbiamo deciso di iniziare da quello più difficile e più competitivo, da un mercato esistente, dall'idea di sostituire il carbon black nelle gomme delle biciclette e delle auto. Partiamo dalle biciclette perché è la porta di servizio per entrare nel grande mondo dell'automotive. Abbiamo lavorato intensamente con un produttore di Bergamo, che è la società Vittoria, che è leader nel campo delle biciclette, soprattutto per le corse ciclistiche, e con loro siamo... Sora la conosce. Gongolavo, infatti. Infatti. E va in bici, lei, sì, per forza. Sì, non so quale da corsa, ovviamente, però si vede, insomma. Comunque con loro siamo riusciti a sostituire un numero notevole di nanoparticelle all'interno della gomma, cioè una nostra particella di grafene ne sostituisce da 6 a 10 particelle che c'erano prima tra silice e carbon black. E non solo, ma questa particella di grafene riesce a dare alla gomma una diminuzione della resistenza al rotolamento del 15%. Quindi, aspetti, perché è un dato pazzesco, eh? Cioè il 15% in meno nella resistenza al rotolamento vuol dire andare molto più veloci e fare molta meno fatica. Vuol dire per il ciclista, soprattutto corridore professionista, a pari sforzo arrivare qualche centinaia di metri prima, che spesso e volentieri può voler dire vincere una gara. Che abbiamo data a Nibali, perché prima che la prendano gli altri, no?
stanno per iniziare i test, anzi i test dei corridori sono già in corso e poi l'azienda deciderà come metterla in pista. Per noi è solo un punto di partenza, chiaramente il passo successivo è il grande mondo dell'automotive, dove poi si andrà a ridurre la quantità di benzina utilizzata e sprecata nella resistenza al rotolamento delle gomme. E trovo assolutamente fantastico che uno ormai innova sulla bicicletta per portare dopo sull'automobile. Ci raccontavano che la Formula 1 ci cambiava la vita. Certo, qui si parte dalla bici. È esattamente il contrario. No, ma è meraviglioso, io farei un triplo, quadruplo applauso. La Directa Plus. Grazie. La cosa che volevo dire, approfittando della presenza dell'assessore, è che questa è una delle applicazioni green. La seconda, dove siamo ancora molto avanzati, abbiamo vinto un grant europeo, è nel campo della purificazione delle acque e la mettiamo a disposizione di Regione Lombardia molto volentieri. Io, oltre che ringraziare, colgo al volo questa sua disponibilità, la disponibilità insomma della società, anche perché questo sapete che è uno notoriamente dei problemi che insomma interessa la nostra regione per tutta una serie di inattività del passato che cerchiamo con fatica di recuperare. Quindi assolutamente sì, e insomma ci troveremo poi a breve a questo punto, perché è uno dei miei crucci, devo dire, la questione acque. Allertiamo la segreteria dell'assessorato. Complimenti a Directa Plus, foto di rito anche per loro, Giulio Cesareo, il testimonial. Grazie, complimenti. Ma veramente uno più incredibile dell'altro, ne mancano tre. Andiamo agli ultimi. Abbiamo un sito internet, formabilio.com. Dovrebbe esserci c'è un'intera squadra di Formabilio. Venite tutti e diteci voi chi siete, chi fate. Buongiorno. Buongiorno, Formabilio è una startup. Venite qua. Eccoci qua. È una startup, si occupa di design, lo facciamo in modo partecipato ed ecosostenibile. Noi in pratica lanciamo dei concorsi sulla nostra piattaforma per giovani designer da tutto il mondo, chiediamo loro di pensare a dei progetti che siano belli ma che rispettino anche l'ambiente, che abbiano anche una concezione del packaging che sia ecosostenibile appunto, e li realizziamo con delle aziende made in Italy. Loro sono le nostre aziende produttive, siamo in Veneto e poi cerchiamo appunto... Cioè, per esempio che cosa producono? Allora abbiamo legno e abbiamo l'imbottitura, per esempio nei legnami utilizziamo le legni provenienti da foreste certificate o comunque di prossimità, per cui utilizziamo legnami che rispettano l'ambiente, così come nei tessuti, facciamo anche molta ricerca per trovare anche i loro fornitori che a loro volta utilizzino materiali ecosostenibili, ad esempio anche nell'imbottitura abbiamo utilizzato per imbottire dei divani degli scarti puliti di lavorazione, così come utilizziamo in modo intelligente anche gli scarti. Loro sono delle aziende bellissime, hanno una storia familiare alle spalle, quindi è proprio il vero made in Italy, no? Aziende arrivate alla terza, quarta generazione. E già come aziende rispettano molto il territorio dove vivono. E voi col sito mettete in collegamento i designer con le aziende produttrici? Sì e no, nel senso che l'azienda produttiva in realtà siamo noi, nel senso loro sono i nostri fornitori, però in realtà più che fornitori sono partner, per cui i prodotti Formabilio escono a marchio Formabilio, hanno però il nome del designer che ha pensato il progetto e dell'azienda o delle aziende, perché poi fra di loro lavorano anche insieme, che le hanno realizzato, e li vendiamo solo online. L'obiettivo è vendere in Europa, quindi portare questa bella Italia, questa parte di Made in Italy e di ecosostenibilità anche fuori, dove devo dire un po' così, l'ecosostenibilità è un asset molto più importante per nazioni anche come la Francia, l'Inghilterra, cioè in Italia sul prodotto un po' sottovalutato, però nonostante questo noi ci teniamo e lo mettiamo proprio come asset, come valore portante della nostra azienda. Allora io direi foto di gruppo, unitevi all'assessore e al presidente Cogliati Dezza, formabilio.com, una piattaforma per il design partecipato ed ecosostenibile. Applauso, infatti adesso andremo subito a vedere con tutta la filiera certificata. Grazie, arrivederci. Mancano gli ultimi due, allora partiamo col comune di Gorla Maggiore, dovrebbe esserci il consigliere delegato all'ambiente, no, dovrebbe esserci anche il sindaco forse, Fabrizio Caprioli, c'è? È lei? Sì, allora venga sindaco e poi ci presenti i suoi accompagnatori Cristiano Moroni e Marco Cinotti. E qui siamo nel tema dell'acqua, queste ultime segnalazioni. Buongiorno sindaco, piacere mio. Allora, voi avete fatto un parco dell'acqua
che ha dell'incredibile, è uno studio pazzesco, ce lo racconta? Allora, se posso faccio una premessa, mi fa molto piacere questa premiazione per vari motivi. C'è un motivo ancora più particolare, il tema è l'uso delle risorse, la terza rivoluzione industriale. Ovviamente non lo potete sapere, Gola Maggiore è un piccolo paese, sono 5.000 abitanti, ci troviamo nel basso Varesotto all'incrocio fra la provincia di Varese, la provincia di Como, la provincia di Milano, in una zona in cui la prima rivoluzione industriale è stata molto, molto, molto presente, con cartiere, tintorie, cotonifici, quindi un grande utilizzo dell'acqua in un certo modo. Da noi passa l'Olona, che non è un fiume propriamente conosciuto per le caratteristiche terapeutiche delle sue acque. Mio nonno era di Legnano, quindi lo so benissimo. Perfetto, quindi conosce, ci stiamo, lo so, la ringrazio. Per cui questo progetto, che è stato fatto in collaborazione con la Regione Lombardia, perché è stato un progetto fatto totalmente in collaborazione con la Regione Lombardia, che cosa permette? Permette alle acque della Fogna, alle acque in realtà di sfioro della Fogna, perché, adesso brevemente, senza entrare troppo in tecnicismi, le acque della Fogna vanno ovviamente al depuratore. Quando ci sono degli episodi eccezionali, tendenzialmente abbondanza di piogge, c'è uno sfioro, quindi uno sfioratore, ed entrano direttamente nell'Olona, entravano nell'Olona. Questa pratica in realtà non dovrebbe essere consentita, ci sono delle deroghe, ci sono vari modi per evitare questo meccanismo. Uno è fare delle grosse vasche di laminazione che poi rimandano al depuratore. L'altro strumento era questo, che è il primo in Italia che è stato fatto. Sono stati fatti degli studi, quindi cosa succede? Che queste acque di sfioro vanno nelle vasche in cui ci sono delle piante che con le radici depurano l'acqua, entrano in un laghetto, dopodiché entrano in Olona pulite. Con le piante, capito? È stupendo. Siamo riusciti a portare dalla nostra l'elemento vegetale che così tanto abbiamo bistrattato in passato. Esattamente. Stiamo restituendo un po' di quello che abbiamo preso al territorio negli ultimi 150 anni. Ecco, questa è una goccia, però va nella direzione giusta. Molti miei colleghi stanno arrivando in questi mesi a vedere un po' come funziona l'impianto, perché poi si può essere dimensionato su vari livelli. Quindi Gorla Maggiore all'avanguardia, complimenti anche ai tecnici che hanno curato tutto il progetto. Foto con sindaco, assessore, ex sindaco, presidente, tutti quanti insieme. Complimenti al Comune di Gorla Maggiore e il Parco dell'Acqua. Foto, il selfie, faccia il selfie, facciamo come Obama. Come Papa Francesco, dice giustamente. Comunque le foto ve le diamo dopo. Ma così le mette subito su Facebook, così subito su Twitter, grazie. E complimenti, bellissimo questo utilizzo delle piante. Sì, tanto più che nel 2015 c'è una direttiva europea che chiede un certo livello di qualità dei fiumi in Italia, l'Italia sta rischiando di andare in infrazione anche su questo, e questo è un sistema che territorio per territorio può risolvere in parte il problema della qualità dei fiumi. Siamo arrivati all'ultimo dei premiati, scendiamo a valle perché parlavamo di acque che finiscono nel depuratore. Qui abbiamo proprio la Milano Depur, c'è il presidente, l'ingegner Roberto Mazzini, buongiorno, con il responsabile del laboratorio, la dottoressa Francesca Pizza, e l'ingegner Guido Davoglio, direttore tecnico e progettista dell'impianto. Buongiorno, molto piacere. Un amico di viaggio. Oh, che bello, mi fa piacere. Buongiorno, buongiorno anche agli altri. Eccoci qua. Allora, voi avete immaginato un modo per recuperare dell'energia dall'acqua del discarico, del depuratore. Geniale! Allora, prima di tutto diciamo che Nosedo depura 150 milioni di metri cubi d'acqua per riuso irriguo. Quindi il mondo agricolo preleva quest'acqua e irriga 3.700 ettari da Chiaravalle fino a Melignano. Quindi legame col mondo agricolo. Abbiamo poi monitorato la temperatura dell'acqua di scarico. In pieno inverno, giornata più fredda, nevica, l'acqua di scarico non scende sotto i 14 gradi ed arriva fino a 25 gradi in estate. Allora ci siamo guardati attorno, il depuratore è un vettore energetico. Vettore energetico, abbiamo vicino le case dell'Aler,
abbiamo in via Ripamonti l'oncologico europeo, abbiamo un mega progetto che è il CERBA, cioè se ne parla di queste cose. Abbiamo chiamato dei signori progettisti che si sono occupati appunto del CERBA e abbiamo detto, si parla tanto di geotermia, si preleva l'acqua, qui il cittadino l'ha già pagata, purificata e lì a disposizione ha portato, perché prelevare dalla falda? Quindi abbiamo sviluppato un, chiamiamolo un megaprogetto, ovviamente in accordo con Metropolitana Milanese, non siamo riusciti, come si dice, a cavare un ragno dal buco. Nell'ambito del nostro lavoro di manutenzione degli impianti, delle due principali palazzine dell'impianto, dovevamo rifare, manutenzionare le vecchie pompe di calore, abbiamo fatto una provocazione, un impianto che sta andando benissimo, con recupero del 50% di energia rispetto a quella consumata in precedenza e diciamo i tecnici hanno detto che si chiama un pozzo termico, il depuratore o vettore energetico. Penso che l'ingegner Davoglio possa dare qualche precisazione in più. Abbiamo quindi poi laboratorio, una ricercatrice giovane che è adesso dipendente del nostro depuratore, che segue i controlli e le verifiche e quindi siamo contenti di mostrare questo esempio, ma perché da cittadino si dice questa energia non può essere buttata nel fosso, cioè bisogna recuperarla. Bravo ingegnere, applauso perché... Allora chiedo ai tecnici qualche delucidazione. Allora intanto, ma esiste già in qualche altra parte del mondo una cosa del genere? Perché io non l'ho mai sentita. C'è qualcosa che io sappia a Stoccolma? Oslo anche. Poi. Quindi siamo medaglia di bronzo. A Stoccolma c'è qualcosa di più, c'è la realizzazione del progetto che è ancora... Quello manca. Che vorrebbe fare l'ingegnere. È una novità assoluta per l'Italia. E l'idea di questa, perché abbiamo dibattuto un po' anche in giuria, l'idea di questa segnalazione è un invito pressante qui, di nuovo assessore, dobbiamo fare squadra, perché se queste innovazioni, l'esperienza di Gorla Maggiore sulla fitodepurazione, il recupero energetico dei depuratori che abbiamo, piena la Lombardia di depuratori che sono da rimettere a posto, se la consideriamo come occasione, come diceva prima i nostri amici della Fattoria della Piana, invece che una sfiga. Eh no, certo, ma così l'ingegner Mazzini mi diventa produttore di energia come un petroliere arabo e si ricompra l'Inter da Toir. Cioè, no, a quel punto no, è fatta. Per l'interista oserei dire speriamo comunque. Una doccia facciamo energia, insomma. Certo, è quello. Ma e allora, diciamo, dal punto di vista tecnico, il progetto potrebbe darci tanta energia. Sicuramente, cioè noi stiamo sfruttando una goccia del mare del depuratore, nel senso che con i numeri che ha snocciolato l'ingegner Mazzini avremo molte più risorse da sfruttare come energia incorporata nelle acque reflue depurate. Cioè equivarrebbe, per capirci, non so, una centrale di teleriscaldamento? Assolutamente, l'idea era quella. Teleriscaldamento e teleraffreddamento addirittura. Ah, certo, perché rimane a 14 anche d'estate, quindi... Certo, certo, assolutamente. Con rese nettamente superiori rispetto ad altre tecnologie. Fermo restando che stiamo sfruttando in questo progetto pilota comunque una tecnologia consolidata da decenni, le pompe di calore. Certo. Di una primaria marca nazionale, quindi stiamo usando tecnologia italiana, non come il fotovoltaico, visto che si è accennato anche, stiamo sfruttando una risorsa chiaramente locale, certo, che abbiamo acque disponibile, certo, che non sappiamo, che usiamo già per uso irriguo, ma che ha anche un contenuto di calore finora non sfruttato, e quindi che altro dire? Allora io chiederei alla giovane ricercatrice come vanno poi le analisi, queste acque sono pronte per darci tutta questa energia? Vanno benissimo, il depuratore di Noseda è un depuratore che ha appena 10 anni di vita, funziona benissimo, fortunatamente restituisce un livello qualitativo delle acque molto elevate e per cui possiamo dire che Milano, anche se è un po' in ritardo, è riuscita a sopperire completamente alla sua esigenza di restituire acque pulite ai fiumi e al territorio in generale. Quindi vediamo un recupero di questa risorsa, quindi non solo un onere da un punto di vista ambientale, ma anche un recupero proprio dell'utilità di questa risorsa acqua, di cui noi siamo fortunati perché siamo molto molto ricchi. Milano naviga sull'acqua e bisogna rispettare questo tipo di ricchezza.
Beh, ma ingegner Mazzini, io mi propongo per lanciare la sua candidatura a questo punto a futuro presidente dell'Inter o anche dell'Olimpia Milano, insomma qualsiasi cosa. Lei con questa idea può diventare... Allora io la invito con la sua trasmissione, bellissima, sono un affezionato, la giornata mondiale dell'acqua viene a fare... Che giorno è? Vengo, sì. 22 di marzo. 22 marzo. Lei si prepari che io vengo. Perfetto. Va bene. Allora viva il depuratore, foto di rito... Questo è incredibile, abbiamo chiuso veramente con i fuochi d'artificio quest'anno. Complimenti al depuratore di Nosedo, adesso lasciamo l'ingegnere prendere accordi, complimenti ancora, ci vediamo poi il 22 marzo, perfetto, dopo al buffet ne parliamo. Andrea, io sono veramente commosso dalle storie di quest'anno perché sono una più bella dell'altra e credo che sia anche l'opinione dell'assessore di... Vittorio Cogliati Dezza, insomma, grazie ancora una volta per averci portato queste storie, questi racconti che ci restituiscono un ottimismo insperato di questi tempi. Grazie, grazie moltissimo a te. Ricordo a tutti che il 16 febbraio mi illumino di meno e la proposta che volevamo fare a tutti i nostri premiati era di iscriversi a 14 quest'anno, 14 San Valentino, il venerdì. Scusa. Ma va bene. Scusa, grazie della correzione. 14 febbraio, ma soprattutto è la grande occasione per i nostri premiati per parlare, perché tutte le cose che abbiamo visto oggi servono a questo. Do la parola adesso per un veloce intervento, una testimonianza che volevamo non mancasse, di Gianni Martino di Cartugò, un premiato dell'anno scorso, quindi che è stato citato anche a più riprese di quest'anno, e poi per le conclusioni la parola a Fabio Renzi della Fondazione Simbola e Vittorio Cogliati Dezza, presidente di Legambiente. Qua Gianni. Grazie, sorpresa. Siamo stati citati più volte effettivamente negli interventi. E quando ci è stato attribuito, ed è stato un grande onore, devo dire, questo premio l'anno scorso, anzi in dicembre del 2012, nessuno, a parte pochi di noi, si immaginava il successo che avremmo avuto e quanto il car sharing avrebbe cambiato, la formula di car sharing introdotta da Daimler avrebbe cambiato un po' il modo di pensare dei milanesi rispetto alla mobilità. E siamo arrivati a questo punto, sono passati 6 mesi da quando abbiamo lanciato il servizio, anzi 5, e il successo è assolutamente stratosferico. L'ingresso di altri competitor non ha fatto che aumentare ulteriormente la voglia di condividere e credo che Milano si stia orientando verso il tema della condivisione in maniera assolutamente straordinaria. A Legambiente va il merito certamente di aver di essere progenitore un po' del car sharing in Italia. E noi siamo i figli più piccoli, siamo arrivati e abbiamo messo regole nuove, ecco, di questo sono molto contento. E una nota soltanto volevo dire, non so se condividete con me questa mia opinione, un po' di tempo che... sta cambiando, Milano sta cambiando e sta cambiando nel vero senso della parola, sta cambiando adesso e sta cambiando di colpo. Si parlava fino a pochissimo tempo fa di smart city, temi in cui un po' la socialità e la condivisione venivano calati dall'alto da una sorta di demiurgo organizzatore. E adesso si comincia a parlare sempre di più di social city e di temi in cui la socialità e la condivisione parte dal basso e spinge in un certo senso la pubblica amministrazione a seguire la linea. Ecco, questo è il grande cambiamento in atto e Cartugò in un certo senso ha dato un piccolissimo contributo a questo. Grazie. Quello che non ha detto è che loro stessi non avevano idea che decollasse così, certo, rapidamente quando hanno perso Milano. Ci ha colto un po' alla sprovvista, ci aspettavamo il successo ma non a questi livelli. Grazie. In certo modo, 600. Può controllare come avete votato, per esempio voi quattro vi siete divisi. Chiudo la votazione e la vediamo sul computer.
Allora, siamo presenti in 42. Allora, quando spegneremo definitivamente Cartugol? Io, i due compagni vostri sul lato di lì non hanno votato i paletti bianchi. Votato in 39. Il sistema calcola in automatico quanti devono essere i sì, cioè la maggioranza, per far sì che la proposta sia approvata. La metà più uno dei votanti, quindi su 39 devono esserci 20 sì. I sì sono effettivamente 20, grazie, meno male. 14 no, 5 astenuti. No, c'è un grande fratello nella regione Lombardia. Va bene, io provo lo stesso a, come dire, a ringraziamo molto dell'accoglienza e delle spiegazioni e dell'utilità di questa esperienza per la votazione. Grazie. Sì, meglio così, sì. Pensavo. Allora, alcune riflessioni veloci, non delle conclusioni. La prima cosa che è una bella giornata. Ogni volta che in Italia, particolarmente si è organizzato dalla Fondazione Innovazione Ambiente e da Lega Ambiente, ci si trova di fronte a un premio di questo tipo, abbiamo tante di quelle cose che possiamo chiamare delle vere e proprie rivelazioni, che però confermano le molte rilevazioni che in questi anni sulla green economy italiana sono state fatte. Ne richiamerò poi velocemente alcuni dati e alcune cose che anche noi come simbolo insieme a Union Camere abbiamo elaborato anche con il contributo di Marco Frei, che è il presidente del comitato scientifico della nostra fondazione e in questa veste ha anche partecipato al coordinamento della ricerca Green Italy. Ecco, noi per esempio abbiamo chiamato la nostra riflessione sulla green economy italiana Green Italy. Green Italy che cos'è? È un po' quello che abbiamo visto oggi, cioè una nuova sintesi tra la green economy e il made in Italy. È un nuovo made in Italy, perché se quel made in Italy non fosse stato nuovo, questa sintesi non era possibile, ci sarebbe stata una crisi di rigetto. Invece noi vediamo che dentro tutti i settori produttivi, dentro gli aspetti più diversi, dall'agricoltura al settore del legno arredo, al settore della meccanica, della meccatronica, della nautica, eccetera, questa idea di recuperare sempre più materie prime e seconde, di progettare, per esempio nella nautica, tutto il tema del disassemblaggio, no? Una volta si mandava una rottamazione, tutti questi temi, sono cresciuti in maniera molto molto importante. A partire anche da uno zoccolo duro che oggi qui è stato richiamato molte volte, dal fatto che si è fatta anche molta ottimizzazione dal punto di vista del risparmio energetico, delle energie rinnovabili, del risparmio di acqua, cioè le imprese sono diventate più virtuose. E la cosa interessante è che spesso non neanche partendo dai prodotti, ma partendo dai processi, si è arrivati poi a dei prodotti nuovi. Nel vino ci sono molti casi di questo tipo, dove magari partendo dalla carbon footprint o da altre cose, poi si è andati a vedere che magari i vini di prima bevuta non devono per forza essere messi dentro a delle bottiglie di vetro con dei tappi di sughero, e quindi diventa anche un cambiamento della nostra maniera di approcciarci ai prodotti. Ecco, quindi questo è molto importante, quello che noi abbiamo chiamato Green Italy. Qui ricevo una conferma anche importante, il fatto che abbiamo avuto anche gruppi, aziende diciamo straniere che lavorano in Italia, e troppe volte noi sentiamo delle polemiche stupide sul fatto che veniamo comprati eccetera. Questa invece presenza si dimostra virtuosa, perché poi quando c'è il management italiano che è intelligente eccetera, questo significa avere più opportunità e non meno, e questo lo vediamo nel settore dei trasporti, della pelletteria eccetera. Solo per fare alcuni esempi, alcuni parti del tessile calzaturiero italiano di altissima qualità e oggi più 100% è meglio gestito con la titolarità di gruppi stranieri piuttosto che quando stava in mano agli italiani. Quindi questo, e a noi ci interessa non una finta titolarità, ma ci interessa una qualità vera eccetera. Ecco, tutto questo ci porta, lo diceva Filippo, ad essere ottimisti. Noi dobbiamo essere ottimisti. Perché possiamo essere ottimisti? Perché al di là delle nostre deficienze, delle nostre difficoltà, dei nostri ritardi, delle nostre incoerenze, noi abbiamo due traiettorie del mondo attuale che sono favorevoli all'Italia. La prima traiettoria è appunto questa della green economy, perché se noi siamo sempre stati un paese trasformatore, un grande paese trasformatore, diciamo lo siamo stati
qualcuno fa risalire questa capacità produttiva degli italiani e di differenziare la capacità produttiva dei territori, che il lavoro e la produzione è un'identità culturale, niente di meno alla tradizione etrusca delle città specializzate nelle diverse produzioni ceramiche, piuttosto, cioè da lì arriva, diciamo, questa policentricità, no? Territori pensati come città che sono autonome, territori eccetera, e che questa autonomia è basata non solo sulla forza delle armi, ma soprattutto sulla forza della cultura, del commercio, del saper stringere relazioni, sviluppare. Ecco, questa, se noi siamo sempre stati trasformatori da quelle radici. E se oggi noi andiamo verso un mondo dove la cosa che ci costa di più nella bilancia dei pagamenti è l'energia, che ci crea il maggior squilibrio, e le materie prime che dobbiamo comprare sui mercati, invece sempre di meno queste zavorre si riducono. Perché? Perché l'energia ce la produciamo autonomamente, perché ce la inventiamo la maniera di farlo, lo facciamo in maniera diffusa, lo facciamo in maniera articolata, in maniera più intelligente, e allo stesso tempo recuperiamo sempre più materie prime e seconde. Questo significa che noi, pur rimanendo quel grande paese manifatturiero che siamo, noi siamo liberati e e possiamo correre più velocemente. E dall'altra parte il fatto che c'è la dimensione globale. In questi giorni è partito un progetto che noi seguiamo insieme a Google, la prima piattaforma per la valorizzazione delle eccellenze di un paese sulla rete. Google ha scelto l'Italia, noi siamo contenti di essere parte di questa cosa, e Eric Schmidt, l'ex dal 2000 al 2011 è stato l'amministratore delegato di Google, adesso è presidente del consiglio di amministrazione, è venuto in Italia e ha detto: ma noi abbiamo scelto l'Italia per un semplice motivo. Uno, perché siete molto ricercati sulla rete. Due, perché voi fate, vi dicono che siete un paese che fa produzione di nicchia. Rimanete così, perché adesso avete una fortuna, perché con il mercato globale le produzioni sono di nicchia, ma i mercati non sono più di nicchia, cioè avete delle opportunità fantastiche. Allora, se noi combiniamo insieme queste due cose, come possiamo sopportare di questa lettura, diciamo così, negativa sul paese, sulle sue possibilità, eccetera? Ora, non bisogna essere omissivi rispetto alle nostre difficoltà, eccetera, e qui sono emerse, le richiamava con una battuta Marco Frei prima, quando diceva: il paese è creativo ma è dissipativo. È chiaro, è dissipativo perché immette tanta energia ma il sistema non funziona, quindi lì il sistema non è un problema di chi immette energia, le imprese e i territori, perché oggi che cosa è venuto fuori ancora una volta? Che l'Italia è forte, la forza dell'Italia sono le imprese e i territori soprattutto le istituzioni locali, i cittadini, i movimenti, questa è la forza dell'Italia. Per far funzionare il sistema ci vuole una cosa che è la politica, e questo rimane anche la difficoltà, no, che noi registriamo sempre, perché poi noi sentiamo parlare riforma del lavoro, cioè poi manca sempre, però la politica non riesce mai a non inventarsi un obiettivo astratto, ma partendo dalle cose che avvengono nel paese, da queste cose qui, a dire: questa è la missione, e l'Italia nel mondo è una di quelle che proprio per le sue caratteristiche può interpretare meglio il mondo che verrà. E anche per una cosa, perché l'avete detto voi: cambiano gli stili di vita, significa una cosa, che cambiano anche la maniera con la quale noi vediamo le cose, le vogliamo utilizzare, eccetera. E quindi per un paese che è conosciuto nel mondo, perché le sue produzioni sono famose per essere al tempo stesso ad alto valore d'uso e ad alto valore estetico simbolico, cioè l'interpretazione, le sintesi estetiche delle domande sociali, ma quale opportunità più grandi possiamo avere? Ecco, quindi questo è un po' io penso un po' il senso della giornata, perché anche qui oggi abbiamo avuto tante tante cose, tanti racconti, tante esperienze concrete che ci dimostrano queste cose. Dico semplicemente: queste sono le rivelazioni, e vi chiudo solo con alcune rilevazioni, perché dice: ma sì, ma sarà vero? Ecco, non dimentichiamoci che questo è vero, che le cose, che le opportunità ci vengono dette. L'Italia è il risultato essere nel 2012 tra i soli 5 paesi al mondo, con Cina, Germania, Giappone e Corea del Sud, ad avere un saldo con l'estero superiore ai 100 miliardi di dollari per i manufatti non alimentari. Su un totale di 5.117 prodotti nel 2011, l'Italia si è piazzata prima, seconda o terza al mondo per attivo commerciale con l'estero in ben 946 casi. Allora, qui dentro c'è molto produzioni tradizionali, ma sono dati del 2011, 2012,
sono dati, significa che già queste produzioni, questo essere prima, secondi e terze, incorpora molto delle cose che qui oggi sono emersi in maniera esponenziale, ma che sono molto molto più diffuse nel paese, dobbiamo solo crederci. Prima di dare la parola a Vittorio Cugliatti Dezza per la conclusione, volevo ringraziare di cuore chi ha lavorato per questo premio, in primo luogo Teresa Borgonovo e poi Cristina Gilardi, Valentina Netti, e per l'evento di oggi, oltre che aver avuto il sostegno e l'aiuto della Regione Lombardia, anche Laura Brambilla e dalla Camera. Grazie mille. In conclusione credo sia utile fare il punto sulle cose che abbiamo imparato oggi. 3-4 cose sono interessanti secondo me. Intanto è stato sottolineato più volte che i problemi possono essere una risorsa. Certo non bisogna eccedere, nel senso che in Italia i problemi ce ne abbiamo talmente tanti che rischiamo di soffocare più che di reagire. Però è vero quello che diceva Stiglitz qualche tempo fa, che affrontando le emergenze di oggi noi riusciremo a risolvere le emergenze strategiche e in qualche modo a modificare gli scenari di medio e di lungo periodo. Ecco, e questo tener conto degli scenari che abbiamo davanti è una questione fondamentale, anche perché non diamo mai per scontato che la situazione rimane statica. Stiamo assistendo proprio in questi giorni a una nuova bufera economica mondiale in cui quelli che devono essere la locomotiva dello sviluppo, i BRICS, la Cina eccetera, in realtà stanno rallentando. Questo può significare anche un recupero di ruolo delle produzioni dei territori, diciamo, tradizionali e dell'Europa. Può essere che cambi di nuovo lo scenario. Tutti quelli che hanno diciamo preconizzato una chiusura del manifatturiero italiano perché il manifatturiero si andava a fare in Cina rischiano in realtà di essere smentiti dallo stesso andamento della crisi economica. Quindi su questo bisogna secondo me evitare di assumere ruoli enfatici un po' da profeti e stabilire che da qui ai prossimi 10 anni sarà così, perché noi l'unica cosa che sappiamo è che da qui ai prossimi 10 anni non sarà come era nel passato e dobbiamo essere sempre molto pronti ad adeguarci alle sfide nuove che vengono, e questo credo che sia la prima questione. La seconda è che noi, e questo il premio innovazione lo racconta con grande incisività, noi abbiamo bisogno di dare continuità e stabilità all'innovazione, perché non è che ci accontentiamo o possiamo pensare che il paese, diciamo, viva di qualche colpo di genio. Abbiamo bisogno che tutto ciò diventi sistema, che diventi sistema paese e che in qualche modo né la pubblica amministrazione né le sacche di privilegio che in questo paese ci sono rimangano come una zavorra. E direi che su questo c'è molto da fare. Io non parlo solo della rappresentanza politica, ma parlo delle rappresentanze in generale. Io penso per esempio che la posizione che sta assumendo, almeno da quello che appare, Confindustria ultimamente sul libro bianco dell'Unione Europea rispetto alla riduzione delle emissioni del 40% non sia una posizione lungimirante. È una posizione che sicuramente fa favore a grandi consumatori e grandi produttori di energia, ma non alla parte più innovativa del paese. E se decidiamo se questo paese deve essere il paese che continua a produrre energia elettrica con olio combustibile, con fossile e metano, seppure vuole accettare la sfida della competizione internazionale. Ovvio che dal mio punto di vista questa è una domanda retorica, perché rischiamo di rimanere indietro su tutto il fronte. Le cose che abbiamo sentito oggi sulla città, sulla mobilità, ci dicono che la possibilità di aprire nuove filiere industriali, nuova occupazione e occupazione giovanile di qualità stanno in tutt'altra direzione, non stanno nel reiterare all'infinito il modello dell'ultima metà degli anni
del secolo precedente, perché se qualcuno pensa che l'Italia esce fuori dalla crisi e dalla recessione reiterando quel modello, credo che abbia bisogno di un, dovremmo, non so, forse resuscitare Basaglia o qualche altra cosa del genere. Nel frattempo mi è calato il sedile in modo impressionante. C'è qualcuno qua che ha... Ma, una coincidenza stranissima. Tentativo di boicottaggio, sono stato troppo cattivo. Va bene, cercherò di esserlo di meno. Allora, dare continuità e stabilità all'innovazione significa sicuramente chiamare in causa le politiche nazionali e regionali, ma significa anche chiamare in causa la cultura della classe dirigente, quindi, e degli amministratori locali. I 150 progetti che hanno concorso quest'anno al premio innovazione, peraltro in crescita rispetto all'altro anno, mi diceva adesso Andrea, sono un segnale straordinario in una fase di crisi, perché evidentemente invece c'è qualcuno in questo paese che continua a pensare, che non vive nell'incubo della crisi, nel sentirsi, diciamo, sconfitto in partenza, ma sta investendo sul futuro. E rispetto a questo mi sembra di poter dire che una delle caratteristiche, sono due le caratteristiche fondamentali. Una è che le esperienze, i progetti che sono stati qui premiati hanno una cosa in comune, quello che hanno cercato di fare cortocircuito, l'ultimo per esempio quello del depuratore, tra attività, tra funzioni, tra anche mentalità diverse. La multifunzionalità non vale solo per l'agricoltura, ma abbiamo scoperto che vale pure per i depuratori, ma vale per la città, ed è questa, vale per l'uso dei materiali. Ecco, questo riuscire ad uscire fuori dagli schemi rigidi, meccanici del Novecento e riuscire a fare sinergia tra aspetti diversi. La seconda caratteristica su cui spenderei, diciamo, mezza parola in più di positivo rispetto a quella che diceva Marco Frei, riguarda il ruolo dei cittadini, in cui sicuramente che il ruolo delle istituzioni risulti inferiore, no, rispetto all'indagine dell'Eurobarometro, rispetto a quello dei cittadini, è significativo. Però è anche vero che è anche naturale, nel senso che le istituzioni, come tutte le grandi organizzazioni, hanno una forza d'inerzia ad adattarsi al cambiamento, quindi una resistenza al cambiamento molto significativa. Da questo punto di vista mi sembra invece molto interessante che, nonostante la crisi, nonostante l'aumento della povertà, nonostante le frustrazioni che ci sono oggi in Italia, invece continua a esserci una forte domanda di cambiamento da parte dei cittadini. C'è qualcosa di straordinario, diciamo, in questo fenomeno. Da questo punto di vista, ad esempio, l'esperienza di Almaviva apre un terreno di cortocircuito tra la domanda di cittadini, i prodotti e i processi produttivi, che francamente sarebbe molto interessante riuscire a mettere a sistema, anche e soprattutto perché noi sentiamo parlare in questi anni tanto viene usata a proposito a sproposito, grazie anche forse ai modelli automobilistici, la parola smart, ma si parla tanto di smart city. Io sento sempre parlare troppo poco di smart citizens, che è invece la vera scommessa. Cioè, se noi non abbiamo cittadini intelligenti, la città intelligente non esiste, non la si può dare. E l'esistenza di una domanda di cambiamento così forte, dal basso, per usare una terminologia un po' novecentesca, è credo invece un'enorme garanzia, perché... lo diceva bene l'esperienza del gruppo Solaria, mi sembra, quella del pugliese. Ci sono poi alla fine dei vantaggi concreti economici per le famiglie. È vero che la fiscalità è quello che è vero che il lavoro è quello che è, però c'è oggi la possibilità, diciamo, di migliorare il bilancio familiare attraverso altri interventi che peraltro trascinano lavoro, trascinano occupazione e lo trascinano in una logica, in una cultura, in una visione compatibile, ma non usare neanche più il termine compatibile con l'ambiente, mi sembra questo troppo poco, in realtà, che fa della qualità ambientale, della sostenibilità e della capacità di futuro di queste esperienze la carta da giocarsi. Questo mi sembra un po'
alcune osservazioni che su cui dobbiamo tutti quanti lavorare. Credo che il nostro impegno anche sarà quello di portare un po' più il premio innovazione in giro per l'Italia, non nel senso di trasferire la sede da Milano, ma nel senso di raccontare, di utilizzare queste esperienze come ambasciatori di territorio, cioè di andare nei territori, dire che in quei territori queste cose si stanno facendo e portarle, diciamo, a volano di altro sviluppo. Per il fatto che ci siano una quarantina di 41, se non sbaglio, progetti del centro e del sud, credo che sia un fatto di grande innovazione per il premio innovazione, più che del premio è un risultato importante per il paese, perché vuol dire che questo fenomeno sta cominciando ad allargarsi a macchia d'olio, e quindi questo, diciamo, è l'elemento positivo, è il mezzo bicchiere pieno che dobbiamo saper vedere, e sul mezzo bicchiere vuoto non sto zitto perché tanto tutti quanti lo conosciamo, e mi auguro solo che prima o poi quel mezzo bicchiere si riduca almeno a un terzo. Grazie mille a tutti, non perdiamoci di vista, nel senso che l'innovazione adesso bisogna lavorarci insieme, e buon appetito. Anche ispirazione quella volta, sono contento. Il concetto di qualità retrospettiva, che non deve essere tale, deve essere proiettata nel futuro. Vedo che fui chiaro, vedo che fui chiaro. E poi ho portato appunto anche un vino confezionato in bagging box. Bravo, infatti quando ho fatto il riferimento era proprio a quello, cioè il fatto che noi cambiamo, no? Facciamo vino tratto in bagging box, è meglio il bagging box che si ossida di meno del vino che stabile. Però non è più ecologico, solo che noi eravamo legati con un'idea, no? Con bottiglia, però al vino di prima bevuta non ha senso che fai il vetro, fai il A Pordenone con gli OGM come farete? È un problema, siamo diventati così artigiani di qualcosa che è un po'. Io sono convinto che l'agricoltura italiana perde già la competizione globale per l'estensione del territorio, per l'alimentazione, per la qualità anche del prodotto comunitario, per cui per fare OGM in Italia. Soprattutto poi il Friuli ha delle produzioni locali di vitale qualità. Marco, facciamo poi la agricoltura istituzionale, la zootecnia, il funzionario ogni tanto la tirocaviaria o di allevamenti per suini che deve essere di qualità, non dobbiamo competere con le commodities americane. Noi ti mandiamo un paese di riferimento a Google, non fa qualcosa per questo tempo in Italia. Bisognerebbe far arrivare qualche segnale alla Senacchiana. No, ma la Senacchiana mi sembra